pausa, pausa. Ah, finalmente mi sei sbloccato pure il rene. Mi addormentò la mano. E per favore, trucco! Non c'è trucco! Non c'è inganno, vedilo, signore! Ma che fai? Niente, per arrotondare faccio il venditore ambulante, lo vuole un portafoglio. Ma che sei mio? E vabbè, per arrotondare faccio pure il ladro. Mi si addormentò pure il collo. Ragazzi, ma effettivamente come si fa a campare facendo solo il modello? Oh, ma il futuro è la politica, se fai il sindaco di Firenze, per esempio, ti si aprono molte porte. Bravo! Siamo calmi, compagni, calmi! Povero, calmi! Si addormentò pure il piede! Oh, e si addormenta la mano, e si addormenta il collo, e si addormenta il piede! Ma ti addormenti a là! Oh, ma ti sei addormentato pure il culo! Perché? Perché secondo me ha sbadigliato! Ah, ah, ragazzi, per favore, fate piano che ho un cerchio alla testa! Ma quella è l'aureola! No, ragazzi, cortesemente fate piano che ho un cerchio alla testa! La state, Enrico! Ma che c'è? C'è? Sì, perché questione di agenzia, sei raccomandato, te lo sai che io mi faccio giù se tu vai Gesù, perché mi fa sapere come è Gesù. Sì, ma è una questione di ingaggio, tu quanto vuoi per fare giù? 30 denari. Non l'ho capito. No. Scusate, per San Giovanni Decollato? Domani. Comunque hai ragione a dire che si è raccomandato, cioè l'altra volta abbiamo fatto la dama con l'ermellino, lui ha fatto la dama e io l'ermellino, ma mi pare normale. E vabbè, tu hai provato a degli altri, ma state parlando di fuori, e io che dovrei dire? Che faccio il coltello? Vabbè, ma che c'entra? Quello è perché il maestro voleva inserire un elemento misterioso. Sì, però scusa, se voleva inserire un elemento misterioso, mettevo un lettore MP3. No, niente, una sua invenzione meravigliosa per il futuro. E poi compagni e colleghi, tutto questo tempo per fare un quadro, che cos'è, la Cappella Sistina? Ci prendo, e fa tutte cose lui, ma dico Leonardo deciditi, o fai il pittore, o fai l'ingegnere, o fai l'architetto, poi dice che c'è la disoccupazione. Esatto, che poi manco sa disegnare perché passa gli schizzi a Raffaello e poi li corregge con Photoshop. No, niente, un'altra sua meravigliosa invenzione per il futuro. Ah. E comunque lo voglio dire ragazzi, Leonardo è tirchio. È talmente tirchio che l'altra volta ha fatto le pitture ad olio con l'olio di semi. Ah, guarda, lascia stare. La volta scorsa mi ha regalato una sua invenzione chiamata televisione e il canone lo devo pagare io. Il canone è una bellissima invenzione per il futuro. No, è una minchiata. Che fa quello? Ferma, che quella è missione e poi la dobbiamo rifare. Oh, per cortesia, io alle 12:30 devo andare da Michelangelo a fare Gesù, Ma se non ci assomigli proprio. Ma vabbè, mi ha detto Michelangelo che sto facendo una pietà, quindi va bene. Comunque va bene, se mi si mangia la mela, allora io mi vado a rifare il trucco. Sì, perché poi ognuno fa quello che vuole, va. Se non senta l'orella, metto la candela. No, non mi piace il movimento. Scusate, per San Sebastiano? Domani! Mi è fermo il movimento, io indico un'assemblea! Fermo! Ragazzi, però ci vuole una pazienza. Fermo pure tu! E li ho fottuti tutti! Ah, fermo! E io non ce la faccio più, devo grattarmi la testa! Fermo! Tranquillo, ci penso io. Fermo! 30 denari! Ma che ci dici tu, che tra l'altro è pure colpa tua? E infatti, hai cominciato tu con la mela! No, veramente, con la mela avete cominciato voi donne, infatti in tanti si vedono! Ma che vuoi dire? Poi io non rappresento una donna! Io sono un personaggio bivalente, cioè sono Maddalena, ma prima di tutto sono San Giovanni! Vabbè, c'è tutto un discorso dietro! No, veramente, se sei Giovanni il discorso è davanti! fermi! Fermi pure voi! Anche io, maestro! No, tu no! Ora dico, ma è mai possibile che io per fare un quadro si deve fare mettere i piedi in testa? Sindacalista, dici qualche cosa tu! Fermo! Ecco, fatti affidare dei sindacati. Ragazzi, se è così io me ne vado. Fermo pure tu! Scherzate, non ti prego, posso fare quello che vuoi che non mi dici niente? Guarda! Sindacalista, ma ribellatevi, dica